Eccoti la messa del 23 aprile 2023 nella terza domenica di Pasqua dalla Chiesa Nostra Signora della Salute in Torino. Buon ascolto e buona preghiera. Benvenuti a voi che siete qui in chiesa, benvenuto a te che ci segui da lontano. Iniziamo insieme col canto. Del cielo sei tu Gesù, via d'amore, tu ci fai come te. Pane del cielo sei tu Gesù, via d'amore, tu ci fai come te. Non è rimasta fredda la terra, tu sei rimasto con noi per nutrirci di te. Pane di vita ed infiammare col tuo amore tutta l'umanità. Del cielo sei tu Gesù, via d'amore, tu ci fai come te. Pane del cielo sei tu Gesù, via d'amore, tu ci fai come te. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore che guida i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Celebriamo la terza domenica di Pasqua. Oggi siamo invitati a seguire le orme dei pellegrini di Emmaus. Anche noi, nel cammino della nostra vita, facciamo ora una pausa per stare un po' insieme al Signore. Lo sentiremo presente mentre ci scalda il cuore, nell'ascolto della Sua parola. Lo riconosceremo nello spezzare il pane. Lo testimonieremo gli uni gli altri e saremo trasformati anche noi in annunciatori della Sua presenza nella vita del mondo. In questa Eucaristia ricordiamo i defunti. Nel trigesimo di morte pregheremo per Panattoni Giulietta, sempre nel trigesimo di morte per Banzato Ada e ancora per Lombardi Mario. Pregheremo per Pastore Vito, Giuseppine Familiari, Miscioscia Luigi, Grotta Teresina, Vivalda Domenico, defunti della famiglia Tatoli e Maldera, Gorgoglione Francesco nel primo anniversario, Ruggero, Meirone Carlo, Mattio Rosa, Denaro Maria, Bumbacca Pierina, Boasso Armando, Miola Dino nell'anniversario e Delfina. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati e diciamo insieme: confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni, per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Amen. Chi
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria a Dio nei cieli, pace su tutta la terra. Gloria a Dio nei cieli, pace su tutta la terra. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Gloria a Dio nei cieli, pace su tutta la terra. Gloria a Dio nei cieli, pace su tutta la terra. Preghiamo. Esulti sempre il tuo popolo, Dio, per la rinnovata giovinezza dello Spirito, e come ora si allieta per la ritrovata dignità filiale, così attenda nella speranza il giorno glorioso della risurrezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dagli Atti degli Apostoli. Nel giorno di Pentecoste, Pietro con gli undici si alzò in piedi a voce alta, parlò così: «Uomini di Israele, ascoltate queste parole. Gesù di Nazaret, uomo accreditato da Dio presso di voi per mezzo di miracoli, prodigi e segni, che Dio stesso fece tra voi per opera sua, come voi sapete bene, consegnato a voi secondo il prestabilito disegno e la prescienza di Dio. Voi per mano di pagani l'avete crocifisso e l'avete ucciso. Ora Dio lo ha risuscitato, liberandolo dai dolori della morte, perché non era possibile che questo lo tenesse in suo potere. Dice infatti Davide al suo riguardo: contemplavo sempre il Signore innanzi a me. Egli sta alla mia destra, perché io non vacilli. Per questo si rallegrò il mio cuore ed esultò la mia lingua. E anche la mia carne riposerà nella speranza, perché tu abbandonerai la mia vita negli inferni e permetterai che il tuo santo subisca la corruzione. Mi hai fatto conoscere le vie della vita. Mi colmerai di gioia con la tua presenza. Fratelli, mi sia lecito dirvi francamente riguardo al patriarca Davide che egli morì e fu sepolto, e il suo sepolcro è ancora oggi fra noi. Ma poiché era profeta e sapeva che Dio gli aveva giurato solennemente di far sedere sul suo trono un suo discendente, previde la risurrezione di Cristo e ne parlò. Questo non fu abbandonato negli inferi,
nella sua carne subì la corruzione. Questo Gesù Dio lo ha risuscitato e noi tutti ne siamo testimoni. Innalzato dunque alla destra di Dio e dopo aver ricevuto dal Padre lo Spirito Santo promesso, lo ha effuso con voi stessi, potete vedere e udire. Parola di Dio. Mostraci, Signore, il sentiero della vita. Insieme. Mostraci, Signore, il sentiero della vita. Proteggimi, oh Dio, in te mi rifugio. Ho detto al Signore, il mio Signore sei tu. Il Signore è mia parte di eredità e mio calice. Nelle tue mani è la mia vita. Mostraci, Signore, il sentiero della vita. Benedico il Signore che mi ha dato consiglio. Anche di notte il mio animo mi istruisce. Io pongo sempre davanti a me il Signore. Sta alla mia destra, non potrò vacillare. Mostraci, Signore, il sentiero della vita. Per questo gioisce il mio cuore ed esulta la mia anima. Anche il mio corpo riposa al sicuro, perché non abbandonerai la mia vita negli inferi, né lascerai che il tuo fedele veda la fossa. Mostraci, Signore, il sentiero della vita. Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena alla tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra. Mostraci, Signore, il sentiero della vita. Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, se chiamate padre colui che, senza far preferenze, giudica ciascuno secondo le proprie opere, comportatevi con timore di Dio nel tempo in cui vivete quaggiù come stranieri. Voi sapete che non ha prezzo di cose effimere come argento o oro. Foste liberati dalla vostra vuota condotta ereditata dai padri, ma con il sangue prezioso di Cristo, agnello senza difetti e senza macchia. Egli fu predestinato già prima della fondazione del mondo, ma negli ultimi tempi si è manifestato per voi, e voi per opera sua credete in Dio, che lo ha risuscitato dai morti e gli ha dato gloria, in modo che la vostra fede e la vostra speranza siano rivolte a Dio. Parola di Dio. Acclamiamo il Vangelo con il canto dell'Alleluia. Questo è il giorno di Cristo Signore. Alleluia. Il giorno di Cristo Signore, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, oh Signore. Ed ecco, in quello stesso giorno, il primo della settimana,
due dei discepoli erano in cammino per un villaggio di nome Emmaus, distante circa 11 chilometri da Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro, ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Egli disse loro: «Che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino?» Si fermarono col volto triste. Uno di loro, di nome Cleopa, gli rispose: «Solo tu sei forestiero a Gerusalemme? Non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni?» Domandò loro: «Che cosa?» Gli risposero: «Ciò che riguarda Gesù, il Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole, davanti a Dio e a tutto il popolo. Come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele. Con tutto ciò sono passati 3 giorni da quando queste cose sono accadute. Ma alcune donne delle nostre ci hanno sconvolti. Si sono recate al mattino alla tomba e, non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto». Disse loro Gesù: «Stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti. Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria?» E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: «Resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto». Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, ma egli sparì dalla loro vista. Ed essi dissero l'un l'altro: «Non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le scritture?» Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli 11 e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: «Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone». Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Questo è il giorno di Cristo Signore. Alleluia, alleluia. Questo è il giorno di Cristo Signore. Alleluia, alleluia. Quindici giorni fa abbiamo celebrato la Pasqua. I nostri fratelli ortodossi, per la verità, l'hanno celebrata solo una settimana fa. La Pasqua, lo sappiamo, è la festa principale del nostro anno cristiano.
Ed è bello che la Pasqua abbia un periodo di preparazione, la Quaresima, e un periodo pasquale per vivere la Pasqua. Il rischio che corriamo a volte è quello di sottolineare la Quaresima, certo, è importante prepararci alla Pasqua, ma poi forse ci sfugge un po' il vivere la Pasqua. Ma come è importante prepararci alla Pasqua, nella Quaresima, così altrettanto è bello e importante vivere la Pasqua. Le letture che abbiamo ascoltato ci hanno illustrato questo vivere la Pasqua. Gli Atti degli Apostoli, San Pietro parla, e di che cosa parla? Beh, racconta la vita di Gesù, però il centro è Cristo è risuscitato e noi ne siamo testimoni, centro del suo discorso. E su questa risurrezione di Cristo, su questa Pasqua di Cristo, hanno fondato la Chiesa, hanno testimoniato in lungo e in largo per il mondo di allora la vita cristiana. Quindi gli apostoli certamente hanno vissuto con pienezza, con profondità la Pasqua. I due discepoli di Emmaus, di cui ci ha parlato il Vangelo, andavano via col volto triste, erano rimasti, come dire, alla Quaresima, passi il termine, sembrava tutto perduto. Gesù si accosta a loro, gli spiega le scritture, si ferma con loro, rinnova con loro il gesto dell'ultima cena, e questi apostoli fanno veramente Pasqua, vivono con pienezza la Pasqua. Resta con noi, Signore, dicono i due discepoli a Gesù, come dire, aiutaci a essere sempre con te per vivere la Pasqua. Allora viene da chiedersi, certo, vogliamo vivere la Pasqua, ma come? Come possiamo vivere la Pasqua? Beh, potremmo dirlo in tanti modi, mi viene da dirlo in un modo. Possiamo vivere la Pasqua guardando a Gesù, guardando a Lui. Durante tutto il periodo pasquale abbiamo qui di fronte il cero, che ci ricorda visibilmente Cristo risorto. Ci ricorda plasticamente questa Pasqua di Cristo, questo nostro riferirci a Lui, questo nostro voler guardare a Lui. Perché vivendo su questa terra, in questo nostro mondo, noi sovente guardiamo le difficoltà che ci sono, noi sovente guardiamo il negativo che c'è e ci fermiamo lì però. Ci fermiamo lì alle difficoltà, ci fermiamo lì al negativo, ci fermiamo lì ai nostri problemi, magari alle nostre ferite. E chi di noi non ha delle ferite, delle difficoltà proprie? E invece credo che guardando a Cristo siamo chiamati a vedere positivamente il mondo, siamo chiamati a vedere positivamente anche le difficoltà del mondo, siamo chiamati a rimarginare le nostre ferite, perché queste nostre ferite che tutti noi abbiamo diventino opportunità, diventino vita nuova. Ecco, guardiamo a Cristo, certo, guardiamo a Cristo ascoltandolo, l'abbiamo fatto nelle letture, guardiamo a Cristo che si fa cibo per noi, lo celebreremo tra un momento continuando l'Eucaristia, guardiamo a Cristo perché Cristo ci aiuti a guardare diversamente la vita, il Signore ci aiuti a guardare diversamente il mondo, il Signore ci aiuti a guardare diversamente le persone intorno a noi, ci aiuti a fare Pasqua. I due discepoli di Emmaus andavano via da Gerusalemme col volto triste, Gesù li aiuta a fare Pasqua, loro guardando a Cristo risorto che si ferma con loro, si ferma a cena e via dicendo, riescono a far Pasqua. Noi guardando a Cristo vogliamo impegnarci a fare Pasqua, il Signore ci aiuta certamente, come ha aiutato loro, aiuta ognuno di noi.
Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e di tutte le cose visibili ed invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica ed apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, come lungo la via di Emmaus, anche i nostri cuori ardono conversando con il risorto. Trasformiamo l'ascolto della parola in preghiera e rivolgiamoci con fiducia al Signore Gesù. Preghiamo insieme e diciamo: resta con noi, Signore. Resta con noi, Signore. Per tutti i cristiani che ti riconoscono nella parola e nel pane spezzato, sappiano vederti sulle strade del mondo, soccorrerti ferito e bisognoso, accoglierti povero e forestiero. Noi ti preghiamo. Resta con noi, Signore. Per i giovani in ricerca, come i discepoli di Emmaus, ti scoprano mentre cammina al loro fianco e si lasciano condurre da te a scelte di coraggio. Noi ti preghiamo. Resta con noi, Signore. Per gli operatori di pace, non perdano la speranza e l'umanità da te amata. Conosca presto un tempo di riconciliazione. Noi ti preghiamo. Resta con noi, oh Signore. Per noi qui riuniti, attingiamo dalla tua parola e dall'Eucaristia quell'ardore che ci trasforma da sfiduciati in apostoli di speranza. Noi ti preghiamo. Resta con noi, oh Signore. Nel giorno del trigesimo preghiamo per Lombardi Mario, sempre nel giorno del trigesimo per Banzato Ada e infine per Panattoni Giulietta. Per loro preghiamo. Resta con noi, oh Signore. Preghiamo per Miola Dino nell'anniversario e Delfina, Boasso Armando, Denaro Maria, Bumbacca Pierina, Meirone Carlo, Mattio Rosa, Gorgoglione Francesco nel primo anniversario e Ruggero. Per loro preghiamo. Resta con noi, oh Signore. Preghiamo per i defunti della famiglia Tatoli e Maldera, Vivalda Domenico, Iscioscia Luigi, Grotta Teresina, Pastore Vito, Giuseppina e familiari. Per tutti loro preghiamo. Resta con noi, oh Signore. E presentiamo al Signore le nostre intenzioni, noi che siamo qui in chiesa e tu che ci segui da lontano. Come i due discepoli del Vangelo ti imploriamo, Signore Gesù, resta con noi. Tu, divino viandante, esperto delle nostre strade e conoscitore del nostro cuore, non lasciarci prigionieri delle ombre della sera. Sostienici nella stanchezza e orienta i nostri passi sulla via del bene,
che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Amen. Con te il cuore ci bruciava, dividendo con te il pane della Pasqua, Cristo ti abbiamo conosciuto. Preghiamo perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome e per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Accogli, o Signore, i doni della tua Chiesa in festa e poiché le hai dato il motivo di tanta gioia, donale anche il frutto di una perenne letizia per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta. Il nostro dovere è fonte di salvezza. Proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. Egli continua a offrirsi per noi e intercede come nostro avvocato. Immolato sulla croce, più non muore, e con i segni della passione vive immortale. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra, e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria. Santo, santo, santo Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
Mistero della fede. Tu ci hai redenti con la tua croce risurrezione. Salvaci, o Salvatore. Salvaci, o Salvatore. O Salvatore del mondo. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione col nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Roberto, i presbiteri, i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, tutti i Santi che ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Amen. In ogni Eucaristia siamo chiamati a guardare a Cristo e guardando a Cristo, insieme con Lui, ci rivolgiamo al Padre comune. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tuo il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Spirito. Con gioia rivolgiamoci e donandoci il segno della pace. Pace a te, fratello. Che nasce per noi quando la tempesta sarà passata. Vedo un sole nuovo che splende su di noi, sopra un mondo libero ormai. Pace a te, fratello mio, è risorto per noi Gesù. Che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, io non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Scende ormai la sera e s'allontanano dietro i monti i riflessi di un giorno che non finirà, di un giorno che ora correrà sempre, perché sappiamo che una nuova vita da qui è partita e mai più si fermerà. Resta qui con noi, il sole scende già. Resta qui con noi, Signore, sera ormai. Resta qui con noi, il sole scende già. Se tu sei qua noi, la notte non verrà. Allarga verso il mare il tuo cerchio d'onda, che il vento spingerà fino a quando giungerà ai confini di ogni cuore, alle porte dell'amore vero, come una fiamma che dove passa brucia, così il tuo amore tutto il mondo invaderà. Resta qui con noi, il sole scende già. Resta qui con noi, Signore, sera ormai. Resta qui con noi, il sole scende già. Se tu sei fra noi, la notte non verrà. Davanti a noi l'umanità lotta, soffre, spera, come una terra che nell'arsura chiede acqua da un cielo senza nuvole, ma che sempre le può dare vita. Con te saremo sorgente d'acqua pura, con te tra noi il deserto fiorirà. Resta qui con noi, il sole scende già. Resta qui con noi, Signore, sera ormai. Resta qui con noi, il sole scende già. Se tu sei fra noi, la notte non verrà. Per coloro che per vari motivi non si sono accostati al sacramento della comunione, per coloro che seguendoci da lontano magari non ne hanno l'opportunità, leggiamo adesso la comunione spirituale. Gesù mio, credo che tu sei nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia.
Già che ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Gesù mio bene, dolce amore, ferisci, infiamma questo mio cuore, sicché tutto arda sempre per te. Preghiamo. Guarda con bontà, o Signore, il tuo popolo che ti sei degnato di rinnovare con questi sacramenti di vita eterna, e donagli di giungere alla risurrezione incorruttibile del corpo destinato alla gloria. Per Cristo nostro Signore. Amen. E concludiamo questa Eucaristia con la benedizione presso l'urna del nostro santo San Leonardo Murialdo. Della salute, o Vergine, dal popolo invocata, vengono i figli memori al tempio tuo beata. Ascolta il nostro canto, sorreggi il nostro cuore, o rifugio fedele del peccato. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Per l'intercessione di San Leonardo Murialdo, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Portate a tutti la gioia e la speranza del Signore risorto. Andate in pace. Alleluia, alleluia. Rendiamo grazie a Dio. Dio. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia. Buona domenica. Noi ti imploriamo, Vergine, non manchi il tuo sorriso quando il dolore insorge. Al nostro canto, sorreggi il nostro cuore, o rifugio fedele del peccato. Grazie che sei stato con noi. Iscriviti se vuoi al canale. Alla prossima occasione. Ciao, ciao.